Nuovamente una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora, questa sera ricordiamo, vogliamo ricordare il giudice Giovanni Falcone, ma parleremo anche chiaramente del giudice Paolo Borsellino e di altre vittime della mafia. Parleremo anche del problema della legalità, sentiremo cosa dice Don Ciotti, cercheremo di capire che cosa è cambiato, com'è cambiata la mafia in questi 23 anni, se c'è ancora la mafia oppure che cos'è diventata. Vedremo anche quali sono come dire, le percezioni dei giovani nei confronti della mafia, dei rapporti tra la mafia, lo Stato e la politica. Lo facciamo questa sera con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito, inizio come sempre dalla mia sinistra. Gennaro Marotta, Veneto Civico Moretti Presidente, buonasera Marotta, Buonasera a grazie lei e ai di essere qua. telespettatori. Al suo fianco Ercole Dalmanzio del Movimento 5 Stelle, buonasera Buonasera, Dalmanzio. grazie. Professore Ermanno Casen, buonasera Buonasera. professore, grazie di essere qua. Anche a lei Alessandro Wurzer, Indipendenza Veneta, Buonasera. buonasera. Al suo fianco Fausto Fanelli, segretario del COISP Veneto. Buonasera a Funzionario tutti. di sindacato autonomo di sindacato di polizia. Al suo fianco Aladino Lorin, Indipendenza Noi Veneto con Zaia. Buonasera Lorin. Buonasera a lei e Buonasera. agli spettatori. Buonasera. Allora, dicevo, cercheremo di capire un po' anche quelle che sono un po' le vostre sensazioni, sentiremo anche da Fanelli qual è la situazione anche per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Una volta si diceva, ma qui non ci sarà, non ci sarà, invece poi alla fine è arrivata, adesso è evidente, lo abbiamo visto con le ultime inchieste, partendo dall'Expo piuttosto che dal Mose e tante altre cose, la corruzione, l'illegalità che ormai dilaga, un po' che è diventata quasi normalità, forse anche complice l'informazione, oppure il ripetersi di queste notizie. Professor Casen, darei a lei la parola per introdurre questa puntata. Tra l'altro, riproporremo anche alcuni servizi dai nostri archivi, che abbiamo estrapolato dai nostri archivi. Rivedremo le immagini della strage di Capaci, sentiremo Paolo Borsellino 10 giorni prima del suo attentato. Professor Casen, il 1992 e quei 2 mesi, maggio, giugno, luglio, è stato un periodo che ha cambiato sicuramente qualcosa nel nostro paese. Ah, sicuramente perché è diventata finalmente, la mafia è diventata finalmente ufficiale a tutti gli effetti. Si è resi conto e successivamente con gli attentati che la mafia era un pericolo per il paese, non era soltanto un fenomeno tipicamente siciliano, come era stato definito, relegato nella parte nord-ovest della Sicilia. Era un fenomeno tipicamente una specie di tradizione regionale che restava lì, ma non faceva male a nessuno. Addirittura quando Falcone e Borsellino cominciarono la grande inchiesta sulla mafia che portò al grande processo contro la mafia, il primo della storia d'Italia, effettivamente la gente si domandava se effettivamente esistesse o non esistesse questa mafia, oppure fosse soltanto così una sorta di mito di cui si parlasse, ma che non, sicuramente non c'era nessuno che corrispondeva a questo. Invece poi ci si è resi conto come questa infiltrazione, a mano che l'inchiesta andava avanti, emergeva e dimostrava come la mafia non fosse assolutamente il capo della situazione, cioè non tenesse in mano la situazione. La mafia era al soldo della politica. Questo è stato molto più difficile, ancora oggi è difficile da affermare e spiegare, perché naturalmente quando Falcone e Borsellino toccarono il punto nevralgico della politica, allora ci fu l'attentato, una serie di attentati, quello di Capaci, quello di Palermo e successivamente gli attentati in Italia, perché della mafia non si poteva parlare. Ci fu un attentato anche scusa? Sì, no, ma un presentatore che era Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo, sì. Fu fatto un attentato anche lui e se la cavò proprio per il rotto della cuffia, perché lui,
era distante, era appena passato nella zona dove poi esplose la bomba, e probabilmente se passava un attimo prima ci sarebbe rimasto lui e la sua compagna. Ora, tutta questa situazione era normale, ma i giornali e nessuno ne parlava. Allora, noi diamo la colpa a un sacco di gente, ma la prima colpa credo che sia l'informazione italiana, che è sempre al servizio di tutti, ma non al servizio dei lettori o al servizio dei telespettatori. La RAI non fece nulla in quell'occasione, se non un grande pianto, ma non si vide, come non si vede adesso sul fenomeno degli immigranti, giornalisti come era Oriana Fallaci, che va sul posto, vede, documenta e spiega alla gente cosa sta succedendo. Oriana Fallaci disse, anticipò il fenomeno che oggi stiamo vivendo, lo anticipò 25-30 anni fa. Allora, bisogna creare una scuola di informazione. Perché la prima informazione, come succede nei paesi anglosassoni, Inghilterra o Stati Uniti, l'informazione è più avanti addirittura della giustizia. Anticipa la giustizia viene dopo. Quando c'è stato l'impeachment del presidente americano, furono due giornalisti che tirarono fuori tutta la questione. Poi ci andò dietro la giustizia, certo, e cominciò a capire. Certo, l'importanza. Perché il giornalista vive il suo territorio, vuol dire vive e condivide le problematiche. E non è uno che passa le veline. E quindi, e poi su queste veline, questa è la tradizione italiana, ci si scrive anche un libro. E poi lo si pubblica come se quello che è seduto davanti al video wall, cioè il grande televisore, e che vede le stesse cose che vediamo noi, in realtà le vivesse. Cosa che è successa non più tardi di una settimana fa. Allora, questa... Che mafia c'è oggi e che mafia c'era una volta? Una volta c'era una mafia d'azione, adesso c'è una mafia di finanza, ma questo fa parte certo. del concetto. Allora, io di direi, questa sera, prima di far intervenire anche gli altri ospiti, vediamo qualche minuto delle immagini della strage di Capaci, sentiamo anche una breve dichiarazione di Borsellino che ha rilasciato 10 giorni prima di essere rimanere vittima anche lui di questo omicidio, un'intervista che aveva rilasciato a Lamberto Sposini. Vediamo.
La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. E allora, Paolo Borsellino rimase ucciso il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio, con lui 5 agenti della scorta. Ricordiamo anche questi nomi: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Fausto Fanelli, sono immagini che colpiscono. Viste e riviste, domani le vedremo ancora perché sono in programma tutta una serie di manifestazioni in tutta Italia con i giovani in piazza e quant'altro per una giornata dedicata alla legalità, al ricordo del lavoro di queste persone. Sì, per noi che siamo addetti ai lavori riapre non solo un dolore ma una ferita che è difficile, ha una grande difficoltà a rimarginarsi. E noi come COISP abbiamo organizzato per tanti anni, lo stiamo facendo dall'evento, andiamo ogni anno anche a Palermo e andiamo a deporre un fiore in ogni luogo dove purtroppo la terra, quella città, la terra siciliana è rimasta funestata dalla perdita di un servitore dello Stato, un magistrato, un avvocato, un poliziotto, un carabiniere. E racconto questo aneddoto perché è una cosa che mi ha dato proprio la sensazione di cosa sono stati quegli anni. Noi facemmo appunto 2 anni fa un giro commemorativo e ci siamo proprio fermati in ogni posto dove è stato uno scenario delittuoso. Ebbene, siamo partiti alle 9 della mattina e abbiamo finito alle 19 della sera per visitare tutti i posti dove sono caduti i servitori dello Stato, uomini, come ho detto prima, magistrati, avvocati, sindacalisti. È stato uno scenario, una guerra, una carneficina. E quando è morto poi Giovanni Falcone e soprattutto Paolo Borsellino, nelle forze dell'ordine, tra gli addetti ai lavori, c'è stata veramente la sensazione della sconfitta. Quando è anche stato ucciso il secondo uomo che portava avanti delle eroiche e coraggiosissime indagini, probabilmente erano arrivati anche a un punto tale dove probabilmente quella mafia, c'era qualche anche una regia superiore alla mafia, ed è lì che è intervenuto, perché come diceva prima anche il professore, la mafia ha una capacità evolutiva che è incredibile, non ha schemi rigidi nel senso, nella sua evoluzione, nel suo miglioramento, si adatta incredibilmente alle situazioni sociologiche, storiche, sociali e soprattutto economiche del paese. E Giovanni e Paolo sicuramente erano arrivati a un punto tale che avevano capito che al di là della mafia ci poteva essere un ulteriore socio d'affari che coordinava i flussi, gli scambi di voto e tante altre cose che purtroppo, mi dicevi tu all'inizio, sono diventati, ahimè, quasi una normalità. Quindi adesso spero, ecco, la cosa che è importante, e me lo raccomando con tutti i telespettatori, che questo non diventi uno sterile evento, una circostanza a se stessa, ma soprattutto per le nuove generazioni,
Noi anche come COISP lo facciamo spesso anche con altri sindacati, con organi politici, con giornalisti. Spesso e volentieri andiamo anche nelle scuole, perché da quegli eventi ci siamo statutariamente prefissati anche di profondere nelle nuove generazioni la cultura della legalità. Legalità, perché poi, come dirà forse anche molto meglio di me il professore e gli intervenuti, è anche un fattore culturale. È anche soprattutto un fattore culturale. Noi dobbiamo intervenire con le nuove generazioni e spiegare che la loro libertà, la loro democrazia è data anche dal sacrificio di quegli uomini. Certo, ma che la prima rivoluzione poi deve avvenire proprio dalla società, perché è la società che deve cambiare, quindi il singolo individuo che deve lavorare per la legalità e, come dice Don Ciotti, anche responsabilità. Allora, intanto salutiamo Paolo Damberger. Area Popolare Veneto, corretto, buonasera, grazie di essere arrivato. Gennaro Marotta, che cosa è cambiato in questi anni? Adesso vedere queste immagini e attualizzarle ad oggi. Sì, è vero che si sente molto meno parlare di eventi cruenti come questo, però è un dato di fatto che la mafia si è appunto adattata ai tempi. E ragion per cui è molto più nella finanza, come diceva prima il professore, e quindi ha meno necessità di uccidere, perché uccide gli imprenditori, uccide la piccola media impresa, uccide le persone che vogliono mettersi contro, mettersi di traverso in maniera finanziaria, in maniera molto più studiata. Tant'è vero che da quello che risulta, anche almeno quello che ho letto anche, magistrati e forze di polizia, forze dell'ordine confermano che c'è una alta specializzazione della mafia adesso nei campi soprattutto della finanza e per quanto riguarda tutta la finanza che riguarda la pubblica amministrazione. Il che significa che la infiltrazione della mafia nel giro degli appalti, non è più legato a necessariamente dover eliminare fisicamente un'altra persona o un'azienda, cioè, ma di ridurla o sull'astrico o comunque sia prenderne lo spazio, il posto, magari corrompendo o quant'altro, ma azioni che sembrano meno cruente, ma non lo sono, perché comunque sia stiamo parlando di fenomeni mafiosi. Quello che colpisce è che la generazione della mafia, la nuova generazione di mafia, sono poi anche i giovani che hanno aiutato padri e vecchi mafiosi in maniera diversa. Non sono più sicari al servizio della famiglia, no? Sono comunque persone introdotte magari nel campo dell'avvocatura, sono persone che sanno fare un mestiere, si sono magari laureati, hanno intrapreso una carriera ben diversa da quella del sicario che sparava per strada. E questo è il pericolo, perché con aziende, società e quant'altro si sono creati un impero finanziario che riesce anche con logicamente la concorrenza sleale, per non dire delinquenziale, sicuramente creano problemi alle aziende sane, che rispettano le regole, pagano le tasse e stanno nei canoni previsti dalla legge. Dalmanzio, voi del Movimento 5 Stelle, proprio oggi avete fatto la serata della legalità, il vostro è un punto base, diciamo così, no? Beh, diciamo che oggi pomeriggio, sfidando anche il tempo che è stato piuttosto inclemente, ci siamo trovati al grido veramente di onestà e legalità, perché noi siamo a tutti gli effetti i figli di Paolo Borsellino, ma anche di Giovanni Falcone. Io ho ancora veramente negli occhi, nel ricordo, nonostante la mia giovane età, all'epoca dei fatti avevo solo 7 anni, ma ricordo quella sera quando tornai a casa dopo una gita con la famiglia, ricordo veramente quelle immagini tristi che ancora sono, come diceva prima gli altri ospiti, sono ancora forti e danno veramente delle sensazioni terribili verso chi riceve.
Noi abbiamo... Oggi è la corruzione il... Oggi come diceva... Si nasconde dietro formule... Oggi sì, è diventata la mafia dei colletti bianchi. Cioè, la mafia non è più lo stereotipo che magari abbiamo imparato a conoscere anche con il cinema, con i film magari del Padrino, di Coppola, che organizzavano gli attentati, le autobombe, ma gli stessi attentati che abbiamo visto anche nel 92. Adesso la mafia si è incardinata, proprio come citava il titolo di una famosa televisiva trasmessa alla Rai, è diventata proprio una piovra che sta... Come i fatti recenti di cronaca, i tentacoli ovunque. Come i fatti recenti di cronaca dimostrano, si sta veramente allargando i propri tentacoli in tutti i campi della società, e la corruzione è proprio questa. E noi oggi eravamo anche a protestare con quello che è il decreto legge anticorruzione che è stato approvato. Dopo lo vedremo nei vari parti per capire che cosa cambia, cosa è stato introdotto e quali sono le novità. Alessandro Würzer, lei tra l'altro che viene anche lei dal mondo, diciamo così, dal settore della giustizia, no? Lei è un notaio. È la burocrazia che è complice in questo caso. La burocrazia aiuta la mafia? Sicuramente sì, ma direi non è solo la burocrazia, è una situazione più ampia. Vorrei fare qualche brevissima considerazione, proprio per capire perché le cose poi sono cambiate. La mafia storicamente nasce come un qualcosa che si oppone ad uno Stato che viene percepito come estraneo. Quindi quando fu fatta l'Unità d'Italia, in qualche maniera la mafia riteneva, a torto ragione, direi a torto, di doversi opporre a questi piemontesi che erano arrivati. E molte volte, purtroppo, nella dimensione immediata, davano una garanzia di risultato al cittadino che in qualche maniera si sentiva o oppresso o non garantito o non tutelato da questo nuovo Stato che si era creato, ed è in quel momento che si struttura non come organigramma ma come qualcosa che entra a far parte del tessuto, della trama sociale, e quindi viene vissuta alla fine come una struttura alternativa allo Stato che funziona meglio dello Stato. Ecco perché, sarò molto breve, ecco perché ritengo, non soltanto io, che la questione Borsellino e Falcone alla fine fu un errore strategicamente, perché colorò la mafia di una tinta che non era propria per quelli che erano i suoi intenti. E infatti non a caso poi giustamente si è detto che quelle cose lì non sono più successe, ringraziando Dio, non sono più successe perché si è capito che non andavano bene. Dopo c'è tutta la storia della trattativa con lo Stato eccetera, certo, ma parte di un discorso più ampio. La differenza, perché si sta parlando di come si è cambiata la mafia, che una volta veniva percepita da qualcuno come un soggetto che ti poteva garantire una forma di giustizia, tra virgolette, che altri non ti davano. Oggi come oggi, a me sembra che venga percepita come un qualcosa del quale non si può fare a meno. Cioè la condizione in cui versa lo Stato è tale per cui questa prossimità, questa vicinanza è dovuta forse proprio al fatto che quella struttura ti riesce a garantire, anche attraverso una burocrazia che non funziona o funziona male, qualcosa che altri non ti possono dare. Ma il discorso poi, vorrei dire, è la catena di Sant'Antonio, perché la burocrazia non funziona o le forze dell'ordine non sono in grado di fare quello che vorrebbero fare perché non ci sono i fondi, non c'è la possibilità, manca la benzina alle volanti, lo leggiamo, certo, sui giornali, e quindi è una storia infinita. Certo. Ladino Lorin, da imprenditore, la legalità per voi deve essere... come dire, una bandiera, eppure proprio nelle gare di appalto, soprattutto gli appalti pubblici. Diciamo che la legalità dovrebbe essere il presupposto su cui, diciamo, si può basare un'economia sana, un'economia fatta e basata sulla concorrenza. Chiaramente queste questioni portano a creare delle situazioni dove la concorrenza non c'è più, perché è falsata fino dall'inizio, dall'assegnazione di un appalto in maniera non corretta, perché diciamo viene bypassato o stravolto da fattori di collusione. Quello che bene o male hanno già più o meno
detto... le gare al massimo ribasso sono delle... No, è proprio una modalità fatta per queste situazioni, è la cosa più sbagliata che esista, perché non si vanno a prefigurare, diciamo, quelle che sono effettivamente le capacità di un'azienda poi di andare a fare un certo tipo di lavoro con quello al massimo ribasso. Ma voglio dire, si è creato nel territorio una situazione di collusione tale tra Stato e mafia, e l'abbiamo visto negli scandali, quelli recenti, i grandi scandali delle grandi opere, dove con fenomeni, diciamo, dove la burocrazia sicuramente è il chiavistello, il meccanismo con cui, diciamo, si opera e si creano questi insinuature, queste cose, no, complicate, per cui è difficile entrarsi, è difficile, diciamo, anche a trovare delle soluzioni, perché proprio non si vogliono trovare, e l'imprenditoria, quella sana, muore di asfissia perché non trova, diciamo, ossigeno, perché tutte queste appalti, li abbiamo visti, sono dati agli amici degli amici, dove la mafia è presente in maniera impressionante, tutti i soldi vengono utilizzati qui e diciamo anche l'usura diventa un sistema dove la mafia, certo, ha cominciato questo è un altro a lavorare. Fenomeno, un altro e fenomeno questo, che diciamo, è presente. È una modalità proprio per uccidere l'imprenditoria, quella sana. Certo, certo. Paolo Damberger, si parla molto di trasparenza, no? Di legalità, appunto, ma quali sono le difficoltà per essere veramente trasparenti? Io credo che nel nostro Veneto una parte di colpa anche le banche ce l'hanno, perché quando un piccolo imprenditore va a chiedere un finanziamento, un prestito, di solito gli viene chiusa la porta in faccia. Mi dicono e sento che anche per 5-10 mila euro un piccolo imprenditore non riesce a avere nessun tipo di finanziamento. Ecco che allora uno cerca, purtroppo, ma non solo per il finanziamento per un'azienda, ma anche per avere un prestito, magari per pagare alcuni debiti anche delle volte, no? E quindi non riesce a far fronte, e quindi è costretto a volte a trovarsi un mercato un po' strano, diverso. Ecco che allora... Pericoloso. E questo nel Veneto sta succedendo parecchio, insomma. Ecco, quindi anche perché le banche, a mio avviso, dovevano fare le banche come si faceva una volta, quindi dovevano fare un'erogazione di denaro. Tutti sanno adesso cosa è successo con le varie banche e con le azioni, hanno fatto spendere un po' di soldi a sti ragazzi, anche persone anziane. Io ho assistito personalmente a una persona anziana che era andata lì, non dico con i forconi, ma diceva: io ho investito. Attento alla cartellina che sbatte sul microfono. Io ho investito dei soldi e questi non me li danno più, insomma, no, ci ho perso, ma neanche non mi danno quello che mi rimane. Ecco che allora bisogna capire un po', e bisognerebbe che, a mio avviso, la regione, come faceva una volta con Veneto Sviluppo, entra quella parte di garanzia per cui anche i giovani dicono: vabbè, io non ho la possibilità di darti le garanzie, però con la regione, tramite Veneto Sviluppo, adesso non so come sia quella storia lì, però garantiva per il piccolo imprenditore, quindi uno, certo, si trovava degli strumenti, una per risorsa, evitare che... L'azienda di mia moglie noi abbiamo accesso al credito con Veneto Sviluppo e ci siamo trovati bene, perché una parte è erogata a tassi zero e una parte è erogata con tassi di favore, voglio dire. Ecco che allora ti dà un po' di fiato, un po' di ossigeno. Mi pare che adesso queste cose non siano più, anzi le banche tendono a capitalizzare, a vendere dei prodotti, a succhiare, dico io, più pochi risparmi anche di persone anziane, perché non si sono fatte nessun tipo di scrupolo. Ecco che allora io credo che il sistema mafioso possa rientrare anche per i piccoli prestiti. Certo, ricordiamo anche delle altre vittime della mafia. Abbiamo un altro servizio, vediamo assieme un po' si ripercorre magistrati ma anche politici. Guardiamo. Vediamo se arriva. Non arriva. Ampio la torre. Mi sembra che la manifestazione di oggi si preannuncia la più grande manifestazione popolare che Palermo abbia mai conosciuto nella sua storia. È Palermo capitale della lotta del popolo siciliano contro la trasformazione della Sicilia in avamposto di guerra, contro la mafia, contro la droga,
contro la violenza, contro il terrore. Io credo che sia stata quella miscela diabolica lì, di interessi locali e interessi transnazionali. Ma la sua vera ossessione non era la mafia. La sua vera ossessione era il riscatto del popolo siciliano. Io la Torre. Perché hanno ucciso la Torre? Perché hanno capito che egli non era uomo da limitarsi a discorsi, analisi, denunce di una situazione, ma era un uomo che faceva sul serio. Dice, quando sono arrivato a Palermo, arrivava là, tutti questi nomi non c'erano. Quando arrivammo noi, eravamo arrivati a Mancuso Lane. Cassarà mi telefona a casa di mia madre. Mi chiede di non lasciarlo solo, di scrivere tanto. Al processo Chinnici ha inchiodato i cugini Salvo, gli uomini più potenti e più ricchi dell'isola, i finanziatori della DC, gli amici di Salvo Lima. Loro, i Salvo, sono la mafia. Il 6 agosto del 1985 i sicari lo aspettano sotto casa. È l'inferno, 200 colpi di Kalashnikov. La macchina del papà di Cassarà veniva usata per fare i pedinamenti. Aveva una macchina di suo padre che lui usava, io gli mettevo le targhe dei morti, delle macchine dei morti, e lui la utilizzava per fare i pedinamenti. E assieme con Calogero Zucchetto sulla Vespa andavano dietro a Presti Filippo e a Pino Greco Scarpuzzetta, ferocissimi. Questa era la lotta alla mafia, personalizzata, a Cordino, Cassarà, Borsellino, contro Cosa Nostra, non la polizia, l'istituzione, erano le persone. I titolisti allora erano bravissimi perché dovevano inventarsi ogni giorno, certo, una cosa, poi si sono arresi, hanno fatto solo i numeri. Eccolo qua, un morto più una lupara bianca. Padre e figlio uccisi. 97-98, assassinati padre e figlio. La morte ha fatto 100. Non lo ricordavo. Ero convinto che lui fosse tutelato dalla violenza degli attacchi che aveva subito da parte di, non della mafia, ma di rappresentanti delle istituzioni. Vedi cosa dice dalla Chiesa? L'assassinio di mio padre, un delitto politico deciso e commesso a Palermo. I mandanti vanno cercati nella DC siciliana. La mafia è nota a tutti, tranne che ai notabili democristiani dell'isola. Alcuni di questi signori si sono opposti alla concessione di poteri speciali a mio padre. Il sindaco di Palermo, Nello Martellucci, il presidente della regione d'acquisto, Lima, Ciancimino, Nicoletti. Cioè, ha detto esattamente la verità. In Italia si è governato pensando che l'omicidio fosse un'arma possibile, anche la strage fosse un'arma possibile. Oltre che nutrirsene, la politica probabilmente ha partecipato a volte. Io dopo 30 anni non so chi ha ordinato davvero la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, non so chi ha ordinato davvero la morte di Pio La Torre, non so chi ha ordinato la morte di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone e di tanti altri uomini che ho visto cadere a Palermo. D'altra parte, nel maxi processo i magistrati continuarono a parlare di convergenza di interessi, voleva dire che certi delitti sono stati decisi insieme perché convenivano agli uni e agli altri, ai mafiosi e ai politici. Quella sera c'erano ancora i cadaveri nella macchina, un palermitano senza nome ha appeso un cartello con su scritto: e allora, qui è morta l'onestà,
la speranza di onestà dei palermitani onesti. Dobbiamo andare in pubblicità. Ci troviamo tra poco.